Davide, è iniziata la stagione di Accademia Brillantea in Exere, tu sei un allenatore al primo anno di esperienza, come ti stai trovando? Primo anno di esperienza con i bambini, prima ho allenato categorie con età differenti, più alte, mi trovo molto bene, è un'esperienza nuova, molto interessante e piena di novità e di problematiche mai viste che comunque secondo me sono veramente interessanti da affrontare, da cercare di superare con l'aiuto anche dei miei colleghi, diciamo. Perché hai deciso di aderire al progetto di Brillantea? Ma il progetto mi era stato presentato l'anno scorso e mi è parso subito molto interessante, molto qualificato, e poi vivendolo adesso dall'inizio di settembre, diciamo che tutte le cose che mi erano state dette sono state confermate e il lavoro va veramente bene per ora. Oltre alle attività sportive, tanti progetti extra calcistici che puntano a far divertire bambini e famiglie e anche gli allenatori. Soprattutto i bambini, prima di tutto il divertimento e anche gli allenatori, ci mancherebbe altro. Massimo, si ricomincia con Accademia Brillantea in Exere, tu eri già dirigente lo scorso anno, perché hai deciso di continuare? Ah, perché è una bella cosa, un bel gruppo, poi per quanto riguarda il calcio mi piace, per cui ho deciso di andare avanti con questo progetto. È un modo anche per essere vicino ai ragazzi, dargli un supporto fuori e dentro il campo. Certo, anche perché avere a che fare con i bambini mi piace, per cui ho visto anche l'anno scorso, mi sono trovato bene sia con loro che con i genitori, per cui quest'anno tante iniziative nuove, li si accompagnerà anche a San Siro per le partite interne del Milan, insomma una cosa che farà felici anche i dirigenti. Soprattutto me che sono milanista, infatti non vediamo l'ora di portarli giù allo stadio, perché penso che anche loro comunque siano contenti di venire a vedere una partita a San Siro. Qual è stata la sua impressione di questa serata di presentazione? È stata veramente molto interessante e appunto essendo nuova è molto semplice da capire, nel senso le cose che ci aspetteranno e tutto il resto. Sono stati tanti progetti presentati, calcistici ed extra calcistici. Qual è la cosa che le è interessata di più? Mi è interessato tantissimo l'aspetto sapere che comunque i bambini sono curati, guardati da dei medici. Cioè comunque se ci fossero dei problemi il bambino, diciamo, è assistito da medici, comunque ci siano la cura dell'aspetto medico per monitorare i ragazzi, ma per sempre tenendo ben presente che il calcio è un gioco, insomma. Sì, beh, il calcio soprattutto è un gioco, almeno. Bene, allora iniziamo col piede giusto. Giusto, giustissimo, piede giusto. Qual è stata la sua impressione di questa serata di presentazione? Ma una buona impressione, buona l'organizzazione. Al di sopra di quello che mi aspettavo, sinceramente, sia per il livello organizzativo sia per il livello medico a cui facevano riferimento prima, e quindi una grande aspettativa. Lei indossa una tuta di Accademia Brillantea, sarà dirigente al primo anno, perché questa scelta? Innanzitutto perché ho il figlio che gioca per il primo anno e quindi lo accompagnerò sicuramente, l'avrei comunque accompagnato tutte le volte. Mi hanno chiesto se potevo dare una mano e quindi lo faccio volentieri, anche per i genitori che sono impossibilitati e per i bambini soprattutto. Ecco. Insomma, un bel modo per coinvolgere anche le famiglie e i genitori in un'attività che appassiona i figli. Beh, certo, sicuramente appassiona i figli, hanno appassionato i genitori quando erano giovani e appassioneranno i loro figli sicuramente. Speriamo che si divertano, ecco. L'importante credo che per i bambini sia questo. Signor Alberto, Federico è ancora della nostra squadra, qual è l'impressione di questa sera? È stato uno dei primi quando è iniziata questa nuova società e sono contento, molto contento di queste nuove iniziative. Ho visto la società in questi anni si è evoluta, speriamo in bene, diciamo. La volontà è quella di coinvolgere anche i genitori e infatti lei sarà dirigente. Perché questa scelta? Beh, perché è anche una curiosità, una cosa nuova, e per dare anche un aiuto alla società per vivere una cosa un po' diversa, nel senso, fatto dirigente come in azienda, però è un dirigente anche nello sport.